No autodromo, no espropri e ancora quale utilità pubblica per interessi privati? Sono le scritte vergate stanotte da ignoti sui muri esterni della sede del comune di Montorio al Vomano. Tra queste scritte anche offensive. Ma non solo. Ignoti hanno lasciato e in parte rovesciato un sacco pieno di letame davanti al portone del municipio, in segno di protesta contro il progetto che porterà alla realizzazione dell'autodromo in località San Mauro. Solo a metà giugno vinse il sì al referendum a quorum zero indetto proprio dalla giunta di Centa. Il sindaco è amareggiato ed è convinto però che ad agire non sia alcun residente di Montorio. Sono scritte che vengono messe sul municipio, quindi la casa del comune e quindi di tutti i cittadini, è un'offesa nei confronti dei cittadini di Montorio. E per questo sono portato a pensare che la denuncia sarà fatta da cittadini di Montorio. Comunque adesso si stanno svolgendo le indagini da parte dei carabinieri e dei vigili di qua sul posto per verificare. Ma il comitato No Autodromo ha preso subito le distanze da quanto accaduto questa notte. L'ipotesi è che il gesto porti la firma di qualche gruppo anarchico extramenia che già in passato, a quanto pare, ha manifestato la propria contrarietà al progetto, ma sono solo per ora supposizioni. Diciamo che, almeno per quello che posso ricordare io delle varie dichiarazioni fatte, c'è stata una dichiarazione, vi ricordo, richiesta di dimissione nei confronti della delegata urbanistica, ma penso che a cui abbiamo risposto dicendo che andavamo avanti sul progetto in maniera collegiale, così come abbiamo fatto sempre, cioè l'amministrazione soprattutto su progetti strategici, l'amministrazione si può fare, si muove in maniera collettiva, non è che ci sono decisioni prese da un singolo delegato ma neanche dal sindaco. Probabilmente si tratta di qualche soggetto isolato locale, ma più propenso a pensare a qualcuno, insomma, non proprio di Montorio. Sull'episodio indagano i carabinieri di Montorio e della compagnia di Teramo.